L'approccio è volutamente un approccio emozionale, quindi tutto nasce con l'idea di avvicinare il racconto dell'isola, il romanzo dell'isola, chiamiamolo così, nella maniera più emozionale possibile. Il percorso è quindi quello di una guida tipica che unisce il lato più scientifico, quindi storico, letterario, anche se non mancano anche lì delle note, diciamo, abbastanza originali, ha un altro aspetto fondamentale, che è quello del racconto in senso lato. Abbiamo voluto coinvolgere tante persone proprio perché l'idea era quella di mantenere un unico percorso di descrizione con diversi livelli di lettura. E quindi ci sono artisti, ci sono intellettuali, ci sono studiosi, ci sono storici del passato e di oggi, perché ecco, in questa chiave, chiamiamola così, sempre un po' romantica, va, per essere semplici ed più efficaci nella descrizione, l'idea è stata quella di far raccontare a dei testimoni più o meno illustri, ma comunque strettamente legati all'isola, la loro esperienza, la loro procida. Senti, quando nasce il tuo invece di legame con l'isola? Appunto, anche quella è una storia d'amore. Storia d'amore che è una vicenda, vabbè, insomma, quando si è giovani si fanno cose strane. Una donna, un abbandono, mi rifugiai qui con degli amici che mi sostenevano. Fu un'estate molto intensa, che naturalmente vi risparmio i dettagli, della quale vi risparmio i dettagli. Poi è venuto il grande legame affettivo con Lalla, con Antonella, e anche quello è una storia di un'amicizia profonda. Anche quella, l'amicizia è una forma d'amore, lo sappiamo, e quindi diciamo questa è la base. Questo forte legame che si intreccia poi con tutto quello che rappresenta l'isola da questo punto di vista, e devo dire rappresenta tanto. Di questo tanto abbiamo cercato di rendere, diciamo, almeno un po', andando a pescare quelle chicche, diciamo, del passato e anche qualcosa dell'oggi.